Ciao ancora una volta, bentornato come sempre sul canale YouTube di tradingonline.com, il sito ufficiale sul trading online in Italia. E oggi, come puoi vedere, parliamo di dove investire oggi, quindi su cosa puntare e cosa invece a nostro avviso in questo momento andrebbe evitato per il contesto economico in cui ci troviamo e anche per la fase del ciclo economico che in questo momento stiamo attraversando. Andiamo come sempre a scoprire prima di tutto gli argomenti del video di oggi. Ti ricordo comunque che trovi come sempre l'approfondimento scritto di tutti questi contenuti sul sito ufficiale di tradingonline.com/investire-oggi e il link, come sempre, a tutti i vari approfondimenti del nostro sito è in descrizione. Vediamo subito quindi di cosa parleremo oggi. Tanto per cominciare, capiremo se è il caso di investire o meno a seconda del contesto in cui si trova il singolo investitore, quindi quali sono i requisiti necessari per poter pensare di iniziare ad approcciare il mondo degli investimenti e quando invece è meglio astenersi da questa iniziativa. Vedremo come valutare gli investimenti in base a pro e contro di ciascuna asset class e tutti i vari strumenti più chiacchierati in questo momento. Capiremo anche un po' l'opinione degli analisti di tradingonline.com e alcuni esempi reali proprio di titoli in cui noi stessi crediamo e stiamo puntando. E da ultimo, come sempre, faremo un po' un discorso sulle migliori piattaforme per investire perché è assolutamente complementare al discorso degli strumenti da acquistare. Se acquisti gli strumenti giusti sulle piattaforme sbagliate, comunque rimetti un bel po' di rendimento e di capitale in questa scelta sbagliata. Quindi, cominciamo subito. Dovresti investire oggi, sì o no? Ci sono dei criteri per comprendere chi dovrebbe fare e chi non dovrebbe fare gli investimenti, specialmente considerando che adesso stanno andando molto di moda come argomento, per cui tantissime persone si vogliono mettere nel mondo degli strumenti finanziari e dei mercati, ma sono anche in gran parte persone che non hanno una vera e propria comprensione a 360 gradi di quello che stanno facendo o di cosa dovrebbero sistemare all'interno della propria finanza personale prima di poter approcciare vari ETF, azioni e così via. Quindi ricordiamo che dovresti investire quantomeno se ci sono queste tre caratteristiche. Prima di tutto, non hai debiti pendenti. Nel senso che, quantomeno escluso il mutuo, che in qualche modo essendo un'alternativa all'affitto è una spesa abbastanza comune, anche se si tratta di un debito a costo molto basso, visto che c'è la garanzia ipotecaria, per cui il mutuo possiamo escluderlo. Ma nel caso tu abbia prestiti personali, carte di credito revolving che stanno addebitando interessi o pagamenti rateizzati che però hanno tassi di interesse, specialmente il TAEG, molto elevato, conviene piuttosto estinguere i debiti che hai in questo momento piuttosto che iniziare a investire, perché capisci che se in questo momento stai pagando certamente un tasso del 7-8% annuo, certamente nel senso che quello lo devi pagare per forza, è invece aleatorio che tu riesca a fare più del 7-8% all'anno con i tuoi investimenti, cioè non è detto che il capitale che investi effettivamente superi il 7-8% all'anno, invece il mutuo tendenzialmente ha un 1-1,5%, soprattutto quelle tasse variabili in questo momento sono molto poco costosi, quindi lì è abbastanza facile che i tuoi investimenti rendano più di quanto ti viene chiesto per la spesa degli interessi, ma se hai altri debiti in generale, la prima cosa da fare è estinguerli e poi al massimo pensare in un secondo momento agli investimenti. Seconda caratteristica, non hai bisogno della liquidità, cioè devi approcciare sempre il mondo degli investimenti pensando che tu vuoi bloccare quella cifra lì e farla crescere. Che si tratti di trading speculativo di breve termine o di investimento di lungo termine, in ogni caso gli investimenti hanno senso quando puoi sfruttare quella che si chiama in matematica finanziaria la capitalizzazione composta, cioè riuscire a reinvestire i profitti dei tuoi investimenti in modo tale che il tuo capitale cresca nel tempo e generi sempre più interessi, dividendi o qualsiasi voglia di profitto, insomma, tu possa trarre dalle tue operazioni. Terza caratteristica, hai tempo. Il tempo può essere inteso come il tempo per attendere la crescita degli investimenti che fai, quindi comprare un'azione e avere il tempo materiale di anni per attendere che l'azienda cresca, oppure tempo, se stiamo parlando di trading speculativo, di investimento molto attivo, di stare davanti alle piattaforme e ovviamente di tenerti aggiornato, analizzare i grafici e tutto quello che riguarda comunque la sfera dell'investimento attivo. Quindi, in presenza di queste tre caratteristiche, ha senso iniziare ad approcciare l'argomento. Se però hai bisogno della liquidità perché magari, non lo so, c'è una spesa importante a breve che devi affrontare,
Oppure stai pagando un prestito personale da 20.000-30.000 euro, un TAEG del 7-8% l'anno, hai una cessione del quinto di quel genere, oppure non hai semplicemente tempo in generale per attendere la crescita dei tuoi investimenti o per trascorrere il tempo necessario a informarti e anche formarti sui mercati finanziari, sarebbe meglio lasciar perdere, anche se in questo momento gli investimenti vanno molto di moda. Non sono un argomento che deve andare di moda, ma un argomento che deve essere affrontato sempre con la massima razionalità. Ora, gli investimenti che noi andremo a presentare all'interno di questo video hanno un profilo di rischio medio, cioè puntano al rendimento nel corso del tempo. Comunque si tratta di strategie cosiddette buy and hold, cioè compro per investire sul lungo termine, e dall'altra parte però un buy and hold su degli asset che hanno veramente la potenzialità per rivalutarsi nel corso degli anni, quindi non i classici BTP o i buoni fruttiferi postali, queste cose che hanno praticamente zero rischio e zero rendimento al netto dell'inflazione, specie l'inflazione attesa in questi anni. In secondo luogo, abbiamo un orizzonte temporale, almeno abbiamo considerato per gli investimenti da trattare all'interno del webinar, un orizzonte temporale minimo di 7 anni, nel senso che nel breve, brevissimo termine, anche nel range di 2 o 3 anni, le azioni non sono totalmente prevedibili perché notizie, fasi del ciclo economico, atteggiamenti delle banche centrali o dei governi possono penalizzare anche delle società che per il resto stanno andando molto bene, di base hanno dei fondamentali solidi. Quindi bisogna avere almeno 7 anni, diciamo, è il tempo necessario per la fine di un ciclo economico, la ripresa eventualmente al termine di una recessione, per poter effettivamente vedere ritornare al punto di partenza il ciclo economico e di conseguenza poter trarre delle conclusioni sull'andamento dei tuoi investimenti basati sul vero valore degli asset che hai comprato e non semplicemente sulle varie notizie di giornata che si sommano giorno per giorno. Detto tutto questo, possiamo finalmente presentare le asset class di cui andremo a parlare all'interno del video di oggi. Abbiamo selezionato tre asset class nello specifico perché riteniamo che siano in assoluto le migliori per un investitore al dettaglio, cioè sostanzialmente per un investitore privato, lui o lui e la sua famiglia, che vuole investire in modo diversificato. Per cui, prima di tutto, andremo a vedere gli ETF, che chiaramente sono dei fondi adatti soprattutto a chi non vuole passare molto tempo davanti ai grafici o a informarsi, eccetera. Vuole fare investimenti diversificati, magari costruire un piano di accumulo, quindi ogni mese magari metto un tot dei miei risparmi in un certo ETF, senza stare a valutare le singole azioni o leggere i singoli bilanci e così via. La seconda asset class che andremo a presentare sono le azioni. Ti lascio anche in descrizione il link a un video che abbiamo fatto di recente sulle migliori azioni da comprare. E la terza e ultima asset class sono le criptovalute. So che può sembrare un attimo un argomento controverso, ma almeno avere una piccola parte del proprio portafoglio investita in cripto può essere utile per cavalcare questo trend che comunque è emergente, negli anni si è dimostrato molto forte e quindi investire una parte che ci si può permettere di perdere del proprio portafoglio anche sulle cripto, magari poi nel corso degli anni può invece portare a un gain interessante oppure a una perdita per l'appunto irrilevante. Cominciamo dunque con gli ETF. Come sai, gli ETF sono fondi a gestione passiva. Tradingonline.com/ETF per saperne di più, come sempre il link è anche in descrizione. Quindi, gli ETF fondamentalmente replicano un indice, si limitano a seguire la sua performance, non c'è un gestore attivo che cerca di fare trading con il tuo capitale e soprattutto hanno costi di gestione molto più bassi rispetto ai fondi comuni di investimento, sono più trasparenti e sono anche più liquidi perché, essendo quotati in borsa, sono molto più facili da comprare e vendere rispetto, ad esempio, alle quote di un fondo comune di investimento. Inoltre, gli ETF hanno questa caratteristica molto valida di poter tracciare facilmente l'andamento di una certa nazione o di un certo settore geografico. Per cui, ad esempio, puoi comprare l'ETF che traccia lo Standard & Poor's 500, quindi tendenzialmente gli Stati Uniti, o puoi acquistare un ETF che magari traccia l'andamento delle società energetiche petrolifere, quindi investire in quel caso nella direzione, insomma, del petrolio e dell'andamento delle materie prime. Noi ne abbiamo scelti alcuni che ti vogliamo presentare perché riteniamo che siano sicuramente i più utili per chi ha un approccio appunto di investimento di lungo termine. Il primo è il Vanguard S&P 500 UCITS ETF.
Che cosa significa Vanguard, la società che gestisce questo ETF, per cui in realtà è semplicemente diciamo, il brand che ha creato l'ETF? Standard & Poor's 500 è l'indice che viene replicato, quindi abbiamo il punto, il famoso Standard & Poor's 500, l'indice delle 505 aziende più grandi degli Stati Uniti. UCITS vuol dire che è armonizzato, per cui a livello fiscale abbiamo questo ETF tassato come appunto rendita da investimento al 26%, le cose che sappiamo classiche, mentre gli ETF non armonizzati, come sappiamo, contribuiscono a formare reddito IRPEF, ma senza approfondire troppo la questione, anche in questo caso su tradingonline.com puoi scoprire di tutto sulla tassazione degli investimenti in Italia. Vediamo proprio che cosa offre questo ETF. Tanto per cominciare, il rischio è basso perché comunque sì, è un indice azionario ma molto diversificato, aziende molto grandi e americane, per cui anche a livello di valuta, essendo un ETF denominato in dollari americani, pur senza la copertura valutaria, che normalmente è un po' una spesa inutile, effettivamente è un prodotto robusto per un portafoglio che non vuole rischiare troppo. La spesa annua, cioè il costo di gestione dell'ETF, è lo 0,07%, per cui realmente molto poco. Paragoniamolo appunto ai prodotti tipici venduti dai promotori finanziari, che sono intorno al 2,5-3%, anche 4% in alcuni casi di spesa annua. Capisci che soprattutto nel lungo termine, con l'effetto della capitalizzazione composta, il risparmio è notevole. E la distribuzione trimestrale, l'unico ETF a distribuzione che abbiamo messo all'interno del video. Che cosa significa? Significa che questo ETF distribuisce i dividendi delle società che contiene al suo interno, anziché reinvestirli in automatico nel fondo. Gli ETF possono essere appunto a distribuzione, quindi pagano i dividendi, oppure ad accumulazione, cioè li reinvestono in automatico nel fondo e quindi la tua quota vale di più, ma non ricevi il dividendo cash. Come abbiamo detto, un prodotto che è sicuramente molto diversificato, puoi vedere il grafico negli anni ha seguito semplicemente lo Standard & Poor's 500, il che significa che ha avuto una performance molto notevole, soprattutto negli ultimi anni, e sicuramente per un piano di accumulo di lungo termine è un prodotto adatto. Secondo ETF, molto molto simile, però anziché replicare lo Standard & Poor's 500, replica il Nasdaq 100, quindi le 100 società quotate sul Nasdaq più grandi, che essendo il Nasdaq una borsa dedicata comunque ai settori innovativi e tecnologici, significa avere un ETF che traccia, mettiamola così, le 100 aziende tech innovative più grandi al mondo, quindi le varie Facebook, Google, Netflix, Amazon, Microsoft, eccetera, eccetera. Anche in questo caso non abbiamo la copertura valutaria, l'ETF è in dollari, per cui stai effettivamente investendo in dollari americani, che ti ripeto, poi nel lungo termine è sempre una garanzia. La spesa annua è dello 0,33%, un po' più alta ma sempre bassa, volendo comunque puoi trovare prodotti simili sul Nasdaq 100, anche di Vanguard, anche di altri promoter di ETF che costano un po' meno, ma comunque abbiamo una strategia d'accumulazione, anche perché d'altronde, essendo che le società tech raramente staccano dividendi, non avrebbe così tanto senso poi distribuirli. Il rischio è medio, perché stiamo comunque parlando di un prodotto su aziende molto grandi, pensa appunto a Amazon, Google, eccetera, non è che spariscono dall'oggi al domani, e anche in questo caso abbiamo a che fare con un prodotto armonizzato secondo le leggi europee, quindi anche comodo per quanto riguarda la tassazione. Terzo ETF che vediamo, uno dei miei preferiti personalmente, l'iShares Core MSCI World Index UCITS ETF in dollari ad accumulazione. Sembrano una serie di parolacce, ma cerchiamo di scindere un attimino. iShares, come sempre, è la società che promuove il fondo. MSCI World è l'indice che viene tracciato da questo ETF. L'MSCI World è l'indice più diversificato in assoluto, sono circa 1700 società di tutti i settori di tutto il mondo, quindi si parte dagli Stati Uniti, si passa per l'Europa, Cina, Asia in generale, America Latina, Africa e quant'altro. Le 1700 società appunto più grandi, diversificando per vari settori, per varie aree geografiche, eccetera, eccetera, fanno parte di questo indice che poi viene replicato all'interno di questo ETF. Per cui stiamo parlando dell'investimento più diversificato praticamente che puoi fare in assoluto. Non abbiamo la copertura valutaria, ma anche in questo caso, tanto stiamo parlando di un ETF denominato in dollari americani. La strategia è ad accumulazione, per cui appunto con il reinvestimento delle quote nel fondo che ti aiuta nella capitalizzazione composta. Armonizzato secondo le leggi europee per quanto riguarda la tassazione, il rischio è sicuramente basso, dal momento in cui comunque diversificando così tanto tu praticamente stai investendo
sulla crescita dell'economia mondiale e non su un singolo settore o su una singola area geografica, per cui difficilmente lo vedremo andare male nel lungo termine, anzi è sicuro perché altrimenti vorrebbe dire che se il mondo nel lungo termine non cresce o c'è stata una guerra o c'è stato qualcosa che supera il Covid a livello di pandemia, per cui in ogni caso, salvo che non ci siano grandi disruptions nella nostra vita, è sicuramente un investimento che sul lungo termine paga bene. Andiamo avanti, MQQ, Emerging Markets, Internet E-commerce, UCITS ETF. Che cosa significa? Emerging Markets significa che per l'appunto questo ETF investe sui mercati emergenti, India, Cina, Pakistan, Vietnam, bla bla bla, hai già presente che cosa sto intendendo, e investe nello specifico sui titoli del settore Internet E-commerce. Per cui per esempio abbiamo Mercado Libre, che è una delle più grandi società tipo Amazon slash eBay, ma dell'America Latina. Abbiamo JD.com, Tencent, tutte le varie grandi società tech cinesi, abbiamo anche alcune grandi società tech indiane e ovviamente il fatto che questi mercati siano in via di sviluppo favorisce molto le società del posto perché insieme al fatto che sono società in un settore emergente, internet e e-commerce, è già un settore che cresce molto nelle economie sviluppate. Ma mettendoci anche il fatto che le economie emergenti chiaramente crescono già molto di loro, la combinazione delle due cose fa sì che l'ETF cresca ancora di più nel corso del tempo. Come puoi vedere dal grafico della performance, è chiaramente un ETF che si è rivalutato tantissimo negli ultimi anni, di recente è sceso di circa il 20-25% per alcune paure poi non concretizzate in merito a delle politiche del governo cinese, insomma. Paure un po' irrealizzate che hanno permesso poi, tra l'altro, di comprarlo in sconto. Moltissimi ne hanno approfittato per comprarlo a un prezzo più basso e adesso è di nuovo in fase rialzista. Per cui chi guarda il video a pochi giorni dalla sua pubblicazione può sicuramente trovare una buona opportunità all'interno di questo ETF. I costi annui sono dello 0,86%, però insomma, anche se è un po' alto per essere un ETF, bisogna considerare che accedere a certe borse, specialmente dell'America Latina e quant'altro, effettivamente impone costi elevati di transazione ai gestori del fondo, quindi non è che siano poi soldi che il fondo si intasca, ma per la buona parte vanno a coprire le spese di negoziazione che per l'appunto nel caso di questi titoli sono abbastanza alti. L'ultimo ETF che vediamo oggi è l'Xtrackers US Dollar Corporate Bonds UCITS ETF. Che cosa significa? Significa che in questo caso abbiamo a che fare con un ETF obbligazionario, quindi corporate bonds. Sarebbero le obbligazioni emesse dalle società. Parliamo però solo di società molto grandi, quindi le varie Apple, Amazon e così via. E la cosa buona di questi titoli è che rendono di più rispetto a prestare i soldi ai governi e dall'altra parte sono forse quasi più sicure perché considerando quanto debito pubblico può avere una nazione rispetto a quanto debito privato può avere Amazon, non so effettivamente quale dei due creditori sia più solvibile, ma di sicuro il rapporto tra rendimento e rischio di questi bond è migliore nel complesso dei bond governativi nella maggior parte dei casi, o perlomeno sai di andare sopra l'inflazione, mentre se ad oggi compri dei BTP, pur prestando i soldi al governo italiano, che non è il più stabile del mondo, e comunque al netto dell'inflazione stai pareggiando, addirittura perdendo qualcosina in termini di potere d'acquisto reale, e i costi annui sono dello 0,12%, quindi quasi nulli, è armonizzato, il rischio è molto basso. E comunque è un ETF di calibro mondiale, nel senso che attinge ai bond delle varie società più grandi di tutto il mondo. Così possiamo passare alla nostra seconda asset class, che come puoi vedere sono le azioni. Le azioni chiaramente sono un'asset class un po' diversa, perché ovviamente è al singolo investitore che rimane la scelta di quali titoli comprare, bisogna valutarli singolarmente e capire a quali vale la pena di esporsi e a quali no. All'interno di un settore o di un'area geografica puoi avere decine o centinaia di diverse azioni da poter comprare e trovare quelle che sono sottovalutate rispetto al loro valore reale non è semplice, ma può pagare molto molto bene. Per l'appunto possiamo pensare alla crescita di tante grandi società tech, adesso faccio il nome di Tesla per esempio, nel corso degli ultimi anni che hanno avuto dei rialzi veramente molto al di sopra della media. Chi ha investito nelle fasi iniziali di queste società oggi è stato ricompensato con una crescita del capitale molto alta. Quindi
È chiaro che bisogna essere molto più attivi come investitori per poter scegliere la categoria delle azioni, bisogna essere disposti ad analizzare dati di bilancio, notizie, bisogna essere molto aggiornati anche sui report trimestrali, sulle investor relations delle varie società, ma se sei disposto a fare tutto questo, soprattutto se lo fai bene, perché poi a farlo sono tanti, ma farlo bene sono pochi, la possibilità di ottenere un ritorno superiore al mercato di fatto esiste e se pensiamo per esempio a investitori come Peter Lynch o Warren Buffett, sappiamo che per l'appunto nella maggior parte dei casi loro vanno ad acquistare singole azioni o nel caso di Warren Buffett singole aziende, non a investire sulla replica degli indici. Quindi andiamo a vedere quali sono i fondamentali pro e contro di questa asset class. Tanto per cominciare, acquistare le singole azioni alza il profilo di rischio rispetto agli ETF, perché viene meno la diversificazione. Cosa significa? Significa che senza stare a fare una lezione di microeconomia dove si studia tutto un capitolo su questo argomento qui, più è diversificato un investimento, più è bassa la sua volatilità. Cioè le società che vanno bene bilanciano quelle che vanno male e nel complesso le oscillazioni del portafoglio sono basse, piccole. Mentre quando si fa un investimento su poche singole società, dal momento che c'è meno questo effetto di bilanciamento, la volatilità e di conseguenza il rischio è più alto. In realtà poi è discutibile l'associazione tra rischio e volatilità, nel senso che se un titolo cresce del 1000% in un giorno, teoricamente è molto volatile, però dall'altra parte non è che questo sia un grosso problema per chi investe, per cui è sempre un po' un rapporto, no, tra il rischio che sei disposto a correre e il rendimento che desideri ottenere. Quindi il portafoglio andrà incontro a maggiore volatilità, però potenzialmente può anche ottenere un ritorno più alto rispetto agli ETF. Anche in questo caso abbiamo selezionato alcune società particolarmente interessanti, molte delle quali menzionate anche nel nostro video sulle azioni da comprare, che ti vogliamo presentare perché riteniamo essere interessanti e anche poi una buona rappresentazione generale di varie aree geografiche e vari settori che in questo momento sono interessanti. La prima società che presentiamo è NIO, che probabilmente conosci come il più grande competitor di Tesla, quindi la Tesla cinese come molti la chiamano, è una marca di auto elettriche premium, 100% elettriche, solo elettriche, e nel segmento appunto premium di mercato. Poi in realtà di recente la società ha detto che vuole creare un nuovo brand per entrare sul mercato di fascia media, però fino a questo momento le abbiamo conosciute come auto abbastanza di lusso. E il mercato cinese non è solo il più grande in termini demografici, cioè che i cinesi sono tantissimi, ma è anche il più grande in termini di vendite di auto elettriche per quota di mercato. Infatti non è un caso che Elon Musk abbia subito dopo gli Stati Uniti subito premuto per arrivare con Tesla in Cina, dove effettivamente in questo momento si sta giocando la vera battaglia per la supremazia nel mondo delle auto elettriche. E tra l'altro di recente NIO è uscita invece dal mercato cinese, dove ormai sta già andando molto bene, e ha iniziato a esportare le sue auto in Norvegia, iniziando così la sua penetrazione anche poi del target europeo. Quindi abbiamo una società davvero in fortissima crescita, con un fatturato di 4,2 miliardi di dollari nel 2020, ma parliamo comunque di nulla rispetto alle potenzialità per il futuro. Non stacca ancora dividendi, esattamente come Tesla e come tante altre società tech che stanno crescendo molto, e la sua capitalizzazione di mercato è a malapena di 55 miliardi di dollari, che essendo poco più di 10 volte il fatturato per un'azienda così, che tra l'altro il prossimo anno potrebbe anche diventare profittevole, insomma, è davvero molto. C'è molto margine per poter fare un investimento in NIO che abbia la possibilità di rivalutarsi nel corso del tempo. Pensiamo che Tesla ha una capitalizzazione intorno ai 740-750 miliardi di dollari, significa che se anche solo arrivasse a pareggiare ciò che è Tesla oggi, avremmo una rivalutazione del capitale di quasi 14-15 volte. E non è una cosa che dovrebbe avvenire in troppo tempo, sia considerando la crescita della Cina come mercato economico, sia considerando la crescita del settore delle auto elettriche e soprattutto di NIO, che in questo momento è il brand numero uno in Cina per quanto riguarda questo settore. Passiamo alla seconda azione, che è quella di Intesa San Paolo, e a cui qualcuno potrebbe storcere il naso e dire: ma come nel 2021 ancora consigliamo le società bancarie dopo tutto quello che è successo, i titoli bancari, bla bla bla? Ma in realtà, proprio perché c'è stato un fuggi-fuggi dopo la faccenda Monte dei Paschi, insomma, tra il 2008 e il 2015 c'è stato un fuggi-fuggi dalle società legate alla finance, banca, borsa e assicurazione,
che però le ha portate a essere molto sottovalutate rispetto al loro valore reale. Pensiamo per esempio a una società come Intesa, che è indubbiamente il gruppo bancario più grande in Italia, un indice di solidità molto elevato, e sta sempre di più guadagnando quote di mercato, anche grazie alla fusione con UBI, no? Nel corso del tempo quello che sta succedendo è che per l'appunto le banche più grandi inglobano quelle più piccole, sia dando stabilità all'intero settore, sia portando valore ovviamente agli azionisti di queste banche più grandi, che possono veder crescere la loro società e il loro investimento. E oltre a tutto questo ci troviamo in una fase storica in cui i tassi di interesse sono al minimo, letteralmente non possono essere più bassi di così perché sono a zero. Quindi, nel giorno in cui la Banca Centrale Europea dovesse e prima o poi dovrà alzare i tassi di interesse, a quel punto chiaramente i titoli bancari decolleranno. E se noi pensiamo che in questo momento stiamo già vedendo un tasso annuo di inflazione del 2% circa, sia in Italia che addirittura qualcosa in più a livello europeo, è chiaro che non potrà tardare così tanto perché proprio l'aumento dei tassi di interesse arriva quando l'inflazione si alza. Quando i tassi di interesse delle banche centrali si alzano, le banche guadagnano molto di più, e infatti le azioni Intesa, che adesso valgono sui 2,40 euro, prima della crisi del 2008 valevano quasi 5 euro ciascuna. Quindi, oltre a tutto questo, tra l'altro, c'è il discorso del risparmio gestito, che ha vissuto un vero e proprio boom tra il 2020 e il 2021. Gli investimenti, che per l'appunto, come dicevamo all'inizio, stanno andando di moda come argomento, hanno portato tantissimi nuovi profitti alle banche, tra cui Intesa, che nel 2021 ha già annunciato un semestre record e ha fatto una previsione di bilancio per la fine del 2021 a cui gli azionisti hanno creduto, ma che invece a nostro avviso è molto, anzi troppo prudente rispetto ai numeri che probabilmente vedremo in realtà e che ci aspettiamo facciano saettare il livello delle azioni. Oltre a tutto questo, c'è anche la possibilità di portarsi a casa un bel dividendo, un bellissimo dividendo del 5,79%, quindi anche un valore aggiunto dal livello di flussi di cassa. Terza società che presentiamo è Google, direi che non ha bisogno di introduzioni, però molte persone conoscono Google soltanto come un motore di ricerca. In realtà Google è molto più di questo, nel senso che in parte è un motore di ricerca, in parte gestisce YouTube, in parte è il sistema operativo Android, sta investendo tantissimo nell'intelligenza artificiale, nei quant computers, in una serie di verticali tecnologici, anche nel cloud computing con Google Cloud, che sicuramente nel corso dei prossimi anni saranno il vero trend dell'innovazione. Da qualsiasi prospettiva, in qualsiasi settore, comunque queste tecnologie verranno adottate e quindi, oltre a essere già una società molto grande, molto profittevole con quello che fa oggi, ha la possibilità di mantenere così grandi e profittevoli i suoi core business, mentre allo stesso tempo però guadagna da tutta una serie di altre operazioni. La capitalizzazione di mercato è al momento di 1,4 triliardi di dollari a fronte di un fatturato di 183 miliardi, che per una società in forte espansione come Google in realtà non è affatto tanto. Siamo sotto il rapporto price sales di 10 e in più la società è già profittevole, che dovrebbe ulteriormente in realtà fare aumentare il rapporto price sales, invece no, e solo perché non stacca un dividendo non è assolutamente un investimento da escludere viste le forti potenzialità future, e visto che i dividendi che non vengono distribuiti in realtà servono a finanziare la ricerca e lo sviluppo con cui Google crescerà ulteriormente nei prossimi anni. Passiamo a una società un po' più small cap, Elbiz, forse l'avrai vista nella tua città. Si tratta di una società italo-americana che si occupa di micromobilità, quindi monopattini, in primis monopattini elettrici, classici monopattini sharing che sblocchi con l'applicazione, poi puoi guidare e parcheggiare prima che un'altra persona li usi, e di recente ha anche acquistato Mimoto SRL, che sarebbe quella società invece che si occupava dei monopattini, scusami, degli scooter elettrici, per esempio a Milano se ne vedevano tantissimi e che vengono anche ampiamente utilizzati nel mondo del food delivery. Perché investire? Sostanzialmente perché la capitalizzazione di mercato è di 140 milioni, quindi molto bassa, il fatturato è altrettanto basso, ma perché il settore è in espansione, è ancora piccolo, e dall'altra parte arriviamo dalla pandemia che ovviamente ha ridotto moltissimo gli spostamenti, quindi noi ci aspettiamo che il fatturato aumenti notevolmente
ulteriormente nell'arco dei prossimi anni e di conseguenza anche la capitalizzazione. Ricordiamo anche che Elbitz è già presente anche a Washington e in altre città degli Stati Uniti e che in questo modo diversifica il suo investimento. In più di recente è stato anche annunciato Elbitz Live, un servizio di streaming sportivo, per esempio, che ha acquistato i diritti della Serie B per diversi anni. E che rafforza ulteriormente la potenzialità di questo servizio per poter crescere. E visto anche il numero di nuove concessioni che Elbitz ha vinto di recente, c'è davvero la possibilità che la società cresca molto nei prossimi anni. In più, si è appena quotata in borsa, il che significa che al momento la sua valutazione risente dei pochi dati disponibili. E questo porta magari gli investitori istituzionali, gli hedge funds, eccetera, a stare un po' alla larga finché non si chiariscono un po' le acque. Invece, chi riesce a entrare prima può davvero puntare su quell'effetto del Tesla agli esordi, sai, no? Quindi quello di investire sulla società, sul nascere, vedere arrivare il trend prima degli altri e puntare veramente a una rivalutazione molto importante del capitale poi nel corso del tempo. Ultima azione che vogliamo presentare, tra quelle che presentiamo in modo singolo, per l'appunto Blade Air Mobility. Una società che io trovo davvero estremamente sottovalutata perché ha una potenzialità di mercato enorme. Opera nel settore dei cosiddetti air taxis, quindi sostanzialmente taxi volanti che hanno l'obiettivo di connettere degli hotspots, come possono essere per l'appunto New York e l'aeroporto di New York, che normalmente ci vuole un'ora e mezza di taxi per riuscire, soprattutto negli orari di punta, ad arrivare nel centro di Manhattan dall'aeroporto JFK. E costa $200 in Uber questa roba qui. Invece, con un taxi elettrico, in futuro sarà elettrico, al momento è più che altro un elicottero di Blade Air, $100 ti portano dal JFK al centro di Manhattan in 7 minuti e atterri rigorosamente nel centro di Manhattan in una lounge molto lussuosa, quindi perfetto per i viaggiatori business, ma perfetto in realtà un po' per tutti. Con il grande vantaggio di risparmiare tempo, risparmiare traffico, risparmiare CO2, perché per l'appunto Blade Air ha già stretto un accordo con Embraer, una società brasiliana, per sviluppare degli air taxis, quindi questa specie di elicottero elettrico, loro lo chiamano eVTOL, decolla come un elicottero, poi vola come un aereo in pratica, che abbiano tutto il loro motore, tutta la loro alimentazione a batteria al litio e poi vengano ricaricate queste batterie al litio con energia pulita, quindi si aggiunge anche una componente environmental piuttosto forte. E tra l'altro di recente hanno anche iniziato a connettere New York con gli Hamptons, dove la maggior parte delle persone benestanti di New York ha la seconda casa. Prestissimo lanceranno le operazioni in California per fare la stessa cosa con Los Angeles e con San Francisco e chiaramente, considerando che l'alta velocità negli Stati Uniti è pochissima, ci sono, se non sbaglio, poco più di 50 km di alta velocità negli Stati Uniti, tutto il resto è connesso dalle autostrade o dalle ferrovie tradizionali, quindi Blade Air ha veramente un potenziale di mercato molto grande e in questo momento la capitalizzazione risente anche del fatto che c'è stato il Covid, quindi non c'era gente da prendere all'aeroporto e di conseguenza con poi l'allentamento delle restrizioni il titolo potrà decisamente correre. Una panoramica su alcuni elementi interessanti delle società che abbiamo nominato oggi. NIO ha avuto una performance del quasi 300%, però noi parliamo proprio del prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni. Google, ovviamente, altrettanto corso tantissimo, più 264,46% negli ultimi 5 anni. Elbitz ha un tasso di crescita annuo dei ricavi dell'80-90% e Blade Air addirittura del 90-100% se escludiamo per l'appunto l'effetto del Covid nel 2020-2021. Cosa possiamo commentare su questi dati? Si commentano da soli, sono società all'avanguardia dell'innovazione che trainano in questo momento l'innovazione nei settori economici rispettivi in cui operano e che a mio avviso nel corso dei prossimi 5-10 anni avranno la possibilità veramente di esplodere in termini di dimensioni, in termini di innovazione, in termini di bilanci e di conseguenza prezzo delle azioni, quindi sempre facendo riferimento ai fondamentali. Ultimo settore che abbiamo detto che avremmo trattato sono le cripto. Chiaramente quando parliamo di cripto parliamo di una parte minore del portafoglio in modo tale da diciamo diversificare il rischio, ma non correre rischi molto alti con degli strumenti molto volatili. Quindi parliamo magari di quel 3-5% del portafoglio che ti puoi permettere di perdere, ma che se aumenta di 10 volte invece diventa un impatto significativo e positivo sulle finanze personali. Qui ne menzioniamo tre nello specifico che sono Bitcoin, Polkadot e Decentraland.
Bitcoin è sicuramente la criptovaluta, diciamo, per antonomasia, quindi la cripto per definizione è utile per guadagnare esposizione al settore in senso stretto, quindi quando crescono le cripto, Bitcoin cresce. E poi invece ne abbiamo due che sono criptovalute emergenti, appunto riporto il link tradingonline.com/criptovaluta-emergenti, in descrizione trovi sia questo link che il link al video che abbiamo appena fatto uscire proprio su questo argomento. Quindi poi abbiamo due criptovalute emergenti che sono Polkadot e Decentraland. Polkadot crea un ecosistema di applicazioni decentralizzate su blockchain, un po' come Ethereum, anche gli smart contracts, ma sono molto avanzati, molto efficienti in termini anche energetici, completamente dominato dal proof of stake e dall'interoperabilità tra blockchain, quindi è in grado di connettere le blockchain di altri progetti tra di loro e di metterle in comunicazione. Poi c'è Decentraland, che invece ha costruito un mondo, letteralmente un mondo in realtà virtuale, tutto basato su blockchain, dove si può esplorare, si può fare tutto quello che si può fare nella vita reale, più altre cose ancora, ovviamente legate alla fantasia anche degli sviluppatori, e ha una sua criptovaluta che si può usare sia nel videogame, sia ovviamente si può cambiare in euro, in dollari, in bitcoin o in altri asset, che si chiama Mana. E riteniamo che appunto Polkadot e Decentraland in questo momento abbiano molte potenzialità come criptovalute emergenti e quindi se il settore cripto salirà nel corso dei prossimi anni, magari quella piccola parte del portafoglio che andiamo a investire in questo modo qui ha essa stessa la possibilità di ottenere un'ottima rivalutazione. Per concludere, voglio chiarire questo argomento che insomma in questo periodo esce regolarmente, esce quotidianamente, ma gli indici sono ai massimi, i mercati sono ai loro apici, perché dovrei investire adesso che stanno per scendere? È una cosa che si dice ormai dal 2016, capisci? E poi in realtà, a parte per il Covid che nessuno aveva comunque previsto, è ormai un decennio abbondante che gli indici continuano a crescere e sono sostenuti dalla crescita però dei dati di bilancio delle aziende, quindi non è che crescono per gioco. E non ci troviamo in una bolla speculativa semplicemente per questo motivo qui, perché comunque se andiamo a confrontare i bilanci di oggi con quelli di 10 anni fa, ci accorgiamo che le società sono davvero più grandi e di conseguenza è normale che anche le azioni valgano di più. L'importante è riuscire a investire regolarmente, quindi fare il cosiddetto dollar cost averaging. Se io investo tutti i mesi, a prescindere da dove si trova il ciclo economico, investirò statisticamente sia nel momento migliore, sia nel momento peggiore, sia prima di un tracollo, sia invece quando il tracollo è finito che gli indici stanno per risalire, quindi alla fine bilancerò l'effetto di queste varie cose e il mio portafoglio sconterà proprio del tutto le varie fasi di mercato. In secondo luogo, ricordati sempre che se un titolo è sottovalutato è sempre un buon momento per comprarlo e viceversa, cioè ci sono titoli che hanno corso tantissimo anche durante la recessione del 2008 perché l'azienda cresceva e ci sono titoli che invece hanno corso a ribasso negli ultimi 10 anni perché l'azienda è semplicemente andata peggio di prima. Quindi l'importante è sempre poi la scelta degli investimenti che fai e non ciò che fa il mercato nel suo complesso. Considerando per l'appunto i fatti, la ripresa economica misurata dal PIL, dall'occupazione e da tutto quello che possiamo aspettarci di misurare, l'indice dei prezzi al consumo, produzione industriale, Purchasing Managers Index, eccetera, eccetera, sono in netta ripresa. Quindi l'economia reale si sta riprendendo fortemente dopo la pandemia e sta andando molto bene sia negli USA che in Europa. I tassi delle banche centrali sono al minimo e lo rimarranno comunque in prospettiva per 2 o 3 anni. Quindi permettono alle aziende di indebitarsi a costi bassissimi e di conseguenza di poter espandere la produzione e gli investimenti. E l'innovazione in questo momento, con alcuni trend quali la consegna di cibo a domicilio, la micromobilità, i veicoli elettrici e quant'altro, stanno veramente trainando moltissimo l'economia e di conseguenza è molto probabile che queste società possano andare bene a prescindere dal ciclo economico. Voglio concludere parlando dell'importanza del broker, perché è sempre fondamentale scegliere la piattaforma giusta in base alle tue esigenze per fare gli investimenti. Noi consideriamo sempre tre grandi prospettive quando vogliamo consigliare un broker: la sicurezza, cioè opera sempre soltanto con dei broker che siano regolamentati in Europa e autorizzati a operare in Italia dalla Consob, altrimenti si tratta di broker truffa da acquistare alla larga. La qualità del servizio, che ti dovrebbe offrire sempre una piattaforma che sia semplice da usare, perché ovviamente è la prima cosa. Poi
ma completa, quindi con tutti gli strumenti finanziari di cui hai bisogno, veloce nel rispondere ai comandi, con un servizio di assistenza efficiente e affidabile, e da ultimo i costi. Quindi, ovviamente, visto che se io compro le azioni Amazon da Fineco, le compro dai Toro, sempre le azioni Amazon sono, ovviamente vado da chi me le vende a di meno a parità di affidabilità e a parità di servizio. A fronte di tutto questo, noi vogliamo consigliarti tre broker in particolare che la nostra redazione raccomanda e trovi anche i link in descrizione per poter andare a provarli con il conto demo, quindi con solo denaro virtuale per non correre alcun rischio. I nostri broker raccomandati sono eToro in primis, al secondo posto Capital.com e al terzo posto FP Markets. Abbiamo scelto questi tre brand in mezzo letteralmente a centinaia di brand che abbiamo testato, quindi sappiamo assolutamente con che qualità queste aziende operano. eToro ovviamente è conosciuto soprattutto per il servizio di social trading, quindi per poter interagire e copiare in automatico altri investitori, per i copy portfolios che ti permettono di investire in modo diversificato come gli ETF e per la possibilità di negoziare molte azioni senza commissioni, non quelle italiane, però tantissime aziende americane, tedesche, francesi, inglesi, che puoi negoziare senza commissioni di alcun genere, quindi letteralmente accedendo direttamente alle azioni a mercato senza pagare né spread aggiuntivi né commissioni fisse. Poi abbiamo Capital.com che è soprattutto sottovalutato in Europa, ma sta veramente crescendo rapidamente per via di tre cose molto utili che ha. La prima è l'intelligenza artificiale, cioè c'è un algoritmo dentro la piattaforma di Capital.com che studia tutti i tuoi vari investimenti e poi ti consiglia come investire meglio in base a tutti i dati che ha raccolto e elaborato per capire quali sono stati un po' i tuoi errori e invece i tuoi punti di forza. Poi ha dei costi bassissimi in termini di spread, letteralmente tra i più bassi del mercato. E da ultimo ha un'applicazione che si chiama InvestMate, che è praticamente un'app gratuita totalmente dedicata alla formazione, in cui tu a piccole dosi, facendo piccole lezioni tutti i giorni, puoi imparare di più su come funzionano i mercati finanziari, sulla storia dei più grandi avvenimenti dei mercati nella storia. E tutti i giorni, magari anche solo 5 minuti al giorno, ti costruisci una cultura finanziaria che ti può aiutare ovviamente poi a investire meglio. Terzo è a chiudere il podio comunque dei migliori, quindi non c'è assolutamente nessuna vergogna nell'arrivare terzo in una classifica che abbiamo stilato, garantito, confrontando più di 100 broker disponibili in Europa, per cui parliamo solo comunque del meglio. FP Markets, che è un broker australiano, molto valido perché offre la possibilità di negoziare con MetaTrader. È totalmente in modalità ECN. Lo amiamo perché gli spread sono bassissimi e l'esecuzione è ultra rapida, quindi quando invii un ordine arriva immediatamente l'esecuzione. C'è l'integrazione con MetaTrader 4 e MetaTrader 5 e poi a livello di Forex è eccezionale sia perché ti permette di scegliere tra due tipologie di conto, con costi variabili o con costi fissi, sia perché ha tantissime coppie di valute negoziabili, e da ultimo perché ovviamente MetaTrader è il top per chi fa analisi tecnica sul Forex. Non dimenticare in ogni caso che se vuoi investire oggi ci sono tre capisaldi importantissimi, li voglio ricordare perché sono davvero alla base di qualunque scelta poi pratica tu voglia intraprendere da qui in avanti. Diversifica il tuo portafoglio su più strumenti finanziari in modo da ridurre la volatilità e di conseguenza il rischio, ribilancia regolarmente i tuoi investimenti in modo tale che quello che è cresciuto lo vendi un pochettino per metterlo su quello che è sceso, in modo tale da mantenere il tuo capitale suddiviso come lo desideri. E da ultimo, pianifica le tue entrate sul mercato regolarmente, il dollar cost averaging di cui parlavamo prima, in modo tale che tu, investendo periodicamente, ammortizzi l'effetto del ciclo economico. Noi ti ringraziamo come sempre per essere stati con noi all'interno del webinar di oggi. Io ti voglio ricordare i recapiti della nostra redazione, il sito ufficiale httpstradingonline.com. Per sapere chi siamo, la nostra mission e l'esperienza dei nostri redattori, tradingonline.com/chi-siamo. Per contattarci ovviamente puoi lasciare un commento su YouTube oppure andare su tradingonline.com/contatti e inviarci una mail. Sui social ci trovi su Facebook come tradingonline.com o su Instagram come tradingonline.com, senza il punto. Noi come sempre ti auguriamo buon trading e ci vediamo anche questa volta nel prossimo video. A presto!